Ehi, benvenuto ad un nuovo video. Secondo noi non c'è niente di più affascinante delle zone proibite. Visto che non puoi accederci, ti rendono solamente più curioso. Oggi ti mostrerò 10 posti inaccessibili. Da zone in cui non puoi andare per la tua sicurezza, a diverse isole dove nessuno o poche persone possono abitarci. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. Nijiao è un'isola grande a ovest delle Hawaii, grande ben 181 km quadrati. Nel 1864 il re delle Hawaii ha venduto l'isola a Elizabeth St. Clair per $10.000, che l'ha passata poi ai suoi discendenti. Ci sono diversi misteri riguardo quest'isola. Ad esempio, si dice che sia abitata da 150 indigeni, completamente tagliati dal mondo esterno. Il motivo principale riguarda il voler salvaguardare la natura e la cultura hawaiana. L'isola è proibita a tutti, tranne per i suoi proprietari. Nel 1987, però, alcuni tour turistici hanno portato delle persone sull'isola, a patto di non avere interazioni con i locali, soprattutto perché non ti capiranno, visto che parlano solo l'hawaiano, una lingua conosciuta solo da 2000 persone. Numero 9. Fort Knox è una base militare americana nel Kentucky. Questa base è grande ben 441 km quadrati e dal centro c'è un edificio talmente tanto rinforzato da resistere a tutto. C'è anche un sistema ideato per allagare tutti i corridoi in caso ci sia un intruso. Inoltre ci sono telecamere e guardie armate, oltre a diversi ostacoli prima di arrivare al capo. Ti chiederai, cosa ci sta dentro? Si dice che dia casa alle riserve d'oro americane, con un valore odierno di ben 200 miliardi di dollari. Il motivo iniziale di questa riserva fu per supportare la valuta e l'economia degli USA. All'interno, infatti, ci sono tantissimi lingotti fatti interamente in oro. Numero 8. L'isola North Brother si trova nella costa orientale della città di New York, tra il Bronx e l'isola Rikers. L'isola ha una storia particolare. Era una zona ospedaliera, ora inabitata. L'ospedale serviva per isolare i malati di vaiolo e curarli. Tra i malati c'era anche Mary Mellon, la prima americana colpita dal tifo. È stata in quarantena per ben 20 anni fino al 1938, infettando però dozzine di persone. A causa di corruzione e costi, l'edificio ha chiuso nel 1963. Nel 2007 l'isola è stata anche venduta a qualcuno, ma oggi l'atmosfera inquietante rimane e le persone non possono visitarla. Tuttavia, dà casa a diverse specie di uccelli, tra cui gabbiani e nitticora. Numero 7. Con un'area di 14 milioni di chilometri quadrati, l'Antartide è il quinto continente più grande al mondo. Anche se non è molto visitabile a causa delle bassissime temperature. La temperatura media in Antartide è di ben 49 gradi sotto zero, ma il record è di addirittura meno 89, datato 1983. Secondo alcuni cospirazionisti, l'Antartide è in gran parte non accessibile perché lì ci si trova la fine del mondo. Secondo queste persone, la Terra è anche piatta o vuota, basando ciò anche al fatto che gli aerei non passano sopra il continente. Però, alla fine, alcune zone dell'Antartide sono visitabili, anche se sono meno dell'1% della superficie del posto. Il resto, infatti, è inaccessibile per la nostra sicurezza o per salvaguardare le specie animali. Numero 6. La Zone Rogue è un'area di 42.000 ettari nel nord-est della Francia, proibita alle persone. Dopo la Prima Guerra Mondiale, l'area è stata completamente distrutta. Secondo il governo francese, non si può edificare nulla e non si può nemmeno coltivare il terreno, a causa delle grosse quantità di resti umani e animali. L'area è anche piena di bombe inesplose e altri tipi di munizioni. Non solo, il terreno è anche inquinato a causa di alcuni elementi chimici come il piombo, mercurio, arsenio e altri gas e acidi pericolosi. Ci sono cartelli di pericolo dappertutto e dentro la zona inaccessibile ci sono tante aree spaventose e villaggi fantasma del periodo della guerra.
In un tentativo di pulizia è stato mandato un team per pulire il tutto, solo che a questa velocità ci vorranno almeno 300 anni prima di pulire la zona completamente. Può essere visitato grazie ad alcuni tour turistici, anche se il resto rimane ancora proibito. Numero 5. Il Museo sull'Educazione alla Sicurezza Nazionale di Jiangsu a Nanjing, Cina, è un museo segreto con diverse regole per gli accessi. Questo palazzo è conosciuto come il Museo delle Spie ed è stato aperto nel 2009. Però, alcune parti del palazzo sono proibite e, secondo alcune storie, solo le persone nate in Cina possono accederci. Le persone di altri paesi non possono entrare e non possono nemmeno scattare fotografie. Dentro al museo ci sono dispositivi usati per lo spionaggio datati 1927. Ad esempio, diverse armi assomiglianti a dei rossetti, oppure monete cave che nascondevano documenti e mappe. Sfortunatamente, si sa veramente poco riguardo a questo museo e non vogliono che queste informazioni capitino all'estero, soprattutto perché la Cina è piuttosto rigida su queste cose. Numero 4. Come saprai, ci sono diverse tribù indigene che non hanno contatti con il mondo esterno. Si stima che ci siano 100 tribù isolate, di cui 80 vivono nelle foreste amazzoni. I più famosi sono i sentinellesi, che vivono in un arcipelago in India. Però ci sono anche molte tribù nelle foreste amazzoni. A Funai, Brasile, c'è anche il Dipartimento per la protezione degli indigeni del paese, che ha mostrato delle foto di queste tribù, scattate con il drone nel 2018. Sono state scattate nel Vale do Jafari, una delle zone indigene più grandi in Brasile. Se guardi attentamente, 16 persone camminano nella foresta, armati di arco e frecce. Sembra anche che non notino il drone. È piuttosto affascinante come possiamo osservare il loro mondo. Tutto questo grazie anche alla tecnologia moderna, anche se immagino come anche gli alieni possono fare lo stesso con noi. Numero 3. Il Club White Gentlemen's è un club di gentlemen che si trova al centro di Londra, Inghilterra. Il club è stato fondato nel 1693 ed è conosciuto come il club più esclusivo del mondo. La parte strana di questo club è che non ammette donne, ma solo uomini di un certo livello, tra cui il principe Charles e il principe William. Per tutti gli altri, il club rimane proibito, con partecipazione solo su invito. Il palazzo contiene 5 piani con una sala da pranzo, sala da biliardo, libreria e diverse stanze per i membri, dove possono socializzare, oltre ad avere cene private. Oltre a ciò, si sa veramente poco sul club, anche perché le conversazioni al riguardo sono segrete. Numero 2. Miyake-jima è un'isola vulcanica nell'arcipelago Izu in Giappone, posta nel mare delle Filippine, a 180 km da Tokyo. Solo 2.415 persone ci sono vissute sopra, e tutte hanno dovuto utilizzare delle maschere antigas. Il motivo è perché il vulcano dell'isola, alto 820 metri e chiamato Oyama, erutta continuamente. Nel 2000, tutti gli abitanti hanno dovuto abbandonare le loro case a causa di queste eruzioni. Nel 2005 alcuni di loro sono ritornati, ma hanno dovuto tenere delle maschere antigas. Sull'isola ci sono degli allarmi che si attivano quando i livelli di zolfo aumentano drasticamente. Alcune parti di quest'isola sono anche proibite all'accesso. Se arrivi lì con un elicottero o con la barca, sarai costretto a comprare la maschera antigas in uno dei negozi per turisti posti lì. Numero 1. L'hotel di Yugong è un grattacielo a forma di piramide con 105 piani, situato a Pyongyang, capitale della Corea del Nord. Il grattacielo, conosciuto come Palazzo 105, ha un aspetto imponente. La costruzione è iniziata nel 1987 ed è stata fermata nel 1992. Secondo i giornali giapponesi, la costruzione è costata ben 750 milioni di dollari ed è stata bloccata a causa dei problemi finanziari. Questo palazzo non ha finestre, porte o infissi ed è rimasto vuoto per ben 30 anni. L'hotel rimane ancora chiuso ad oggi e le persone non possono entrarci dentro. Inoltre, il palazzo di 330 metri è entrato anche nel Guinness dei primati, come la costruzione inabitata più alta del mondo. Quale posto della lista vorresti visitare? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su.
Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premi uno sullo schermo o vai al mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.